fascio durante la cottura e una buona tenuta alla cottura. L'impasto viene poi amalgamato e omogeneizzato con una macchina chiamata gramola, capace di conferire all'impasto un'idonea consistenza e plasticità. È un processo che avviene sotto vuoto e a pressione costante per evitare la formazione di bolle d'aria nell'impasto, che potrebbero causare nel prodotto finale fratture o rotture, e per inibire l'azione degli enzimi lipossigenasi e polifenolossidasi, agenti causati dalla decolorazione della pasta. Completata la formazione dell'impasto, si procede con la fase di estrusione, che avviene per mezzo del gruppo presta trafila, una macchina con una cavità a forma voluta e dei coltelli all'uscita della trafila. Questo processo è rapido poiché imprime all'impasto una pressione di 10 bar o superiore, che risulta quindi privo di aria, ma comporta inevitabilmente un innalzamento della temperatura fino a 80 gradi centigradi o superiore. La presta spinge l'impasto verso la trafila, che ne imprime le forme in base al tipo di pasta, mentre i coltelli tagliano l'impasto ad intervalli regolari. Le trafile possono essere in bronzo o in teflon. La trafila in bronzo si consuma più velocemente, ma rende la pasta di qualità superiore, poiché essa risulta più ruvida e quindi capace di trattenere meglio sughi o condimenti. Allo stesso tempo, però, la pasta tende a scuocere più facilmente, poiché assorbe più acqua durante la cottura. Per questo motivo è necessario partire da una semola di alta qualità. La trafila in teflon, invece, oltre ad essere più resistente, conferisce alla pasta una buona resistenza alla cottura, pur utilizzando semole più scadenti. Un processo più delicato e alternativo all'estrusione è la laminazione. L'impasto cade sulla superficie della sfogliatrice, costituita da cilindri contrapposti dalla distanza decrescente, e una volta catturato da questa viene compresso a bassa pressione per originare una sfoglia dello spessore desiderato, caratterizzata dall'avere anche aria al suo interno. Questo tipo di lavorazione preserva la qualità del glutine, consentendo di ottenere un prodotto finito più permeabile ai sughi e alla masticabilità impareggiabile. Il punto cruciale del processo lavorativo della pasta è la fase di essiccamento. La pasta che esce dalla trafila contiene il 32% circa di acqua, mentre per la commercializzazione tale valore deve essere portato con l'essiccamento al 12,5%. In tal modo la pasta raggiunge la giusta consistenza e può essere conservata a lungo. Il processo di essiccamento si divide in quattro fasi. Pre-incartamento serve ad eliminare il sottile film di acqua alla superficie, 1% dell'umidità totale, attraverso ventilatori ad aria calda. Incartamento, fase che avviene in un tempo assai breve, da 30 a 60 minuti, per eliminare rapidamente circa un quinto dell'acqua presente e per formare una superficie di maggior rigidità. Infatti, un essiccamento continuato della pasta incartata creerebbe delle tensioni fra gli strati già incartati e quelli ancora umidi, e conseguentemente si perverrebbe a paste incrinate o fragili. Rinvenimento mira ad evitare la fragilità della pasta attraverso una sosta nel processo di essiccamento, volta a ristabilire l'equilibrio fra i vari strati di diversa umidità. Il rinvenimento può dirsi ultimato allorché la pasta stessa dà al tatto una sensazione di umidità e di elasticità. Essiccamento definitivo, allo scopo di sottrarre gradualmente alla pasta una parte della sua umidità, fino a contenerla nel limite legale massimo del 12,5%. La durata di questo processo è in funzione della temperatura raggiunta, dell'umidità dell'ambiente, della misura e del formato della pasta. A livello tradizionale, la temperatura non supera i 58-60 gradi e i tempi di essiccamento possono arrivare fino a 28 ore. A livello industriale, si adottano cicli di essiccamento
affumicamento ad alte temperature, tra i 60 e gli 80 gradi, o ad altissime temperature, di circa 130 gradi, come nel metodo CHT-Bassano, che consentono di abbassare notevolmente i tempi di affumicamento, un'ora per le paste cotte e circa 2 ore per quelle lunghe. Il metodo Bassano consente di ottenere, grazie alla denaturazione delle proteine, una pasta che, pur partendo da una semola di qualità mediocre, tecnologicamente tiene bene la cottura, ma le caratteristiche organolettiche e nutrizionali sono inferiori a causa dell'innesto della reazione di Maillard, che determina una perdita di vitamine termolabili del gruppo B e di lisina, la formazione di melanoidine, polimeri che danno una colorazione brunastra alla pasta, la liberazione di sostanze volatili dal sapore di cotto, la liberazione di alcuni intermedi di reazione, quali le furosine, che inibiscono l'assorbimento intestinale di aminoacidi essenziali e riducono la digeribilità delle proteine coinvolte. L'ultimo passo del processo è il confezionamento in pacchi della pasta, che è di notevole vantaggio dal punto di vista igienico-commerciale e tecnico. In ogni modo, la pasta appena prodotta non è immediatamente pronta per la spedizione, infatti necessita di un periodo di raffreddamento in magazzini condizionati e controllati prima di essere smistata ai comuni magazzini e negozi, ove sosterrà in attesa di essere acquistata dal consumatore. È ormai accertato che la pasta all'uscita dagli essiccatoi è del tutto esente da parassiti, e ciò per le pressioni e le sollecitazioni meccaniche cui è sottoposta durante la trafilatura e per le condizioni termiche nelle quali si svolge l'essiccamento. Di conseguenza, gli inquinamenti da insetti sono sempre successivi alla fase di produzione e dovuti alla conservazione in magazzini, depositi o negozi che non sono ben asciutti e ben puliti e non vengono disinfestati periodicamente. Tra i possibili indicatori della qualità della pasta troviamo, per quanto concerne la pasta cotta, il grado di collosità thickness, di compattezza e di stabilità alla rottura firmness, di ammassamento di unione tra le diverse unità bulkiness, il tempo di cottura e la qualità di amido nell'acqua di cottura. In riferimento alla pasta cruda, il colore giallo, l'assenza di punti neri crusca, di punti bianchi e fratture sulla superficie del prodotto e di infestazioni da insetti. Il pane è uno degli alimenti più diffusi e consumati in Italia come nel mondo ed ha un posto fondamentale nella tradizione occidentale come componente primaria dell'alimentazione, al punto che il termine stesso può diventare sinonimo di cibo. Partendo da ingredienti base apparentemente semplici come la farina, il sale, l'acqua ed il lievito, i nostri panettieri riescono a creare oltre 200 tipi di pane, ognuno con un proprio sapore ed una propria consistenza, in gran parte legati alle risorse e alle tradizioni dei luoghi dove viene preparato e da lì diffuso. Il pane comune è quello che si ottiene con una pasta lievitata a base di semola, lievito, acqua e sale. Quest'ultimo non viene utilizzato in alcuni impasti come quello per il pane toscano, mentre il pane speciale è quello che si ottiene attraverso una grande varietà di impasti dove agli ingredienti di base si aggiungono o si sostituiscono altri ingredienti come ad esempio l'olio, il burro, il malto, lo zucchero, il latte o la frutta, o ancora mescolando alla farina di grano altre farine come quella d'orzo, di segale, di mais, di soia o di riso o altre ancora. La prima fase del processo di panificazione è l'impastamento, un'operazione attraverso cui, grazie all'aggiunta di acqua e all'apporto di energia,
si miscelano e si amalgamano in modo omogeneo tutti gli ingredienti. In particolar modo, durante il mescolamento, si idrata l'amido e soprattutto le proteine della semola, quali la gliadina e la glutenina, per formare un reticolo proteico detto glutine, che costituisce la struttura portante dell'impasto e lo rende compatto, elastico e capace di trattenere, oltre agli amidi, anche le bolle d'aria, le quali, aumentando il di volume grazie all'anidride carbonica che si sviluppa durante la lievitazione, vanno a formare le bolle caratteristiche della struttura spugnosa della mollica. L'energia viene fornita o attraverso l'impastamento manuale o con l'ausilio di macchine impastatrici. Queste ultime esercitano però un'azione molto energica sull'impasto e quindi il processo prevede un'alternanza tra fasi di impastamento e fasi di riposo per favorire l'idratazione e la formazione del glutine. L'impastamento può avvenire unendo da subito tutti gli ingredienti oppure in alternativa adottando il metodo Polish, che prevede un primo impastamento di un terzo, un quarto della semola con tutto il lievito e una parte dell'acqua necessaria, seguita da una prima lievitazione. Successivamente si aggiunge il resto della farina e dell'acqua e il sale e si procede con l'impastamento finale. Con questo sistema si favorisce lo sviluppo dei lieviti che agiscono più rapidamente e il pane risulta migliore e dura più a lungo. Il metodo con lievito naturale o lievito madre utilizza invece come starter la pasta acida, pH compreso tra 5 e 6, che è un impasto di farina e acqua ripetuto più volte, rinfrescando gli ingredienti, acidificato da un complesso di lieviti e batteri lattici naturali in grado di avviare la fermentazione degli impasti. Occorrono circa 3 settimane per ottenere una pasta acida con la giusta forza per essere utilizzata nella panificazione. Nel processo di panificazione, la dose di lievito madre, che sarà diluita con l'acqua utilizzata per l'impastamento, sarà pari al 30-35% del peso della semola da impastare. Prima di aggiungere il sale, si avrà cura di prendere una parte dell'impasto che si farà fermentare per un paio di giorni e si conserverà al fine di poterlo riutilizzare come lievito nella successiva panificazione. Nel processo di panificazione il fattore acqua è determinante. A seconda del tipo di pane che si intende ottenere e del tipo di lavorazione impiegato, l'aggiunta di acqua varia in proporzione dal 40-60% circa rispetto alla quantità di semola e la sua azione non si ferma alla formazione del glutine, ma serve ad idratare i granuli di amido e a regolare le attività enzimatiche e ad avere un'azione solvente per gli altri ingredienti aggiunti all'impasto. Il lievito, generalmente aggiunto all'impasto, fermentando si nutre degli zuccheri contenuti nella semola, trasformandoli enzimaticamente prima in destrosio e fruttosio e poi in prodotti di rifiuto come anidride carbonica e alcol. La fermentazione avviene quando l'impasto raggiunge una temperatura ottimale, regolata aumentando o diminuendo la temperatura dell'acqua intorno ai 27 gradi. Il sale non deve venire a contatto del lievito e quindi è aggiunto in ragione dell'1-2% del peso della semola all'inizio della fase di impastamento. La sua funzione è di migliorare il sapore e la colorazione del pane e aumentare la forza dell'impasto attraverso il rafforzamento della maglia glutinica. Dopo l'impastamento si procede con una fase detta di puntatura, nella quale l'impasto viene lasciato riposare per un tempo prefissato, che è variabile a seconda della ricetta e della forza della semola. Trascorso questo tempo, il panettiere prosegue con le fasi di spezzatura, divisione dell'impasto in pezzi della pezzatura desiderata, o di formatura, nella quale viene data la forma all'impasto in base alla tipologia di pane. Queste fasi possono essere effettuate a mano o con macchine chiamate spezzatrici o con gruppi automatici che, oltre a dividere l'impasto, creano anche le forme.
In seguito le forme vengono messe a riposare per un tempo variabile, a seconda della quantità e del tipo di lievito utilizzato, su assi in legno o nelle teglie. E grazie al processo di lievitazione o fermentazione, che avviene a temperatura ed umidità controllate, le forme di pane raddoppiano o triplicano il loro volume.